Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con una ampia pagina di politica. L'UDC ha annunciato il sostegno alla candidatura a sindaco di Pescara di Carlo Masci per la coalizione di centrodestra. Nel centro-sinistra sarebbe tutto fatto per la candidatura di Carmine Ciofani, anche se la coalizione si è spaccata dopo la decisione dell'assessore Gianni Teodoro di correre da solo. Il punto nel servizio curato per noi da Alfredo Primante. Carlo Masci avrà una freccia in più al proprio arco perché si aggrega anche l'UDC alla coalizione di centrodestra che lo ha indicato candidato a sindaco. Questa mattina è stato ufficializzato l'accordo con la stretta di mano fra Masci e Padovano, che ha contestualmente rinunciato alla corsa alla carica di primo cittadino, confluendo nel simbolo UDC con la sua civica. Il coordinatore regionale dei Democratici di Centro, Enrico Di Giuseppe Antonio, spiega la strategia di ricostruzione del partito in città che al momento, oltre a Padovano, conta sui consiglieri comunali Pignoli e Bruno, a cui si aggiunge l'ex assessore comunale Vincenzo Serraiocco, che ricoprirà la carica di coordinatore cittadino, oltre che di candidato alle prossime amministrative. Oggi abbiamo appunto dichiarato il sostegno pieno e convinto a Carlo Masci per la sua candidatura e abbiamo ricostruito la casa dei moderati in questa città, una casa che ha servito con passione, impegno, tenacia, una città tra le più importanti dell'Abruzzo. Sono tornati a casa per candidarsi molti amici e sarà una lista che, ne sono convinto, contribuirà alla vittoria in modo determinante di Carlo Masci e della coalizione di centrodestra. Carlo Masci, al suo terzo tentativo di scalata a Palazzo di Città, parte da favorito e punta sulla sua esperienza di lungo corso. Ma io sono in consiglio comunale da tanti anni oramai, quindi la macchina amministrativa la conosco in maniera puntuale, so quali sono le difficoltà, le problematiche che un sindaco può incontrare, ma penso anche di avere l'esperienza giusta per trovare le soluzioni necessarie per rilanciare una macchina amministrativa che è molto ingolfata, sia perché il personale non ha nessuna soddisfazione in tante situazioni, sia perché questa è una città complessa a cui purtroppo questa amministrazione non è riuscita a dare le risposte di cui aveva bisogno. Nel centro-sinistra mancherebbe solo l'imprimatur sul nome di Carmine Ciofani, che ha accettato la richiesta di candidatura da parte del PD, mettendosi a disposizione un nome, quello di Ciofani, che però ha diviso l'ormai ex coalizione attualmente al governo della città. Gianni Teodoro, infatti, con un comunicato ha annunciato la sua candidatura in solitaria alle prossime amministrative del 26 maggio. Mani libere dunque per l'attuale assessore della Giunta Alessandrini, che sperava di essere lui il delfino del centro-sinistra. Gli altri candidati al momento sono Carlo Costantini con la sua civica, Gianluca Baldini, esponente di un movimento sovranista, ed Erika Alessandrini per il Movimento 5 Stelle. Abbiamo iniziato la scorsa settimana e attraverseremo tutti i quartieri della città per rendere il più aderente possibile il nostro programma alle esigenze e alle necessità delle persone che vivono, lavorano, abitano Pescara. Al consigliere di Pilo che ha detto che il Movimento 5 Stelle è morto, lei cosa risponde? Il Movimento 5 Stelle è vivissimo e gode di ottima salute. Se alcuni consiglieri decidono di prendere un'altra strada perché non si riconoscono più nei principi e soprattutto nelle scelte che il Movimento 5 Stelle ha fatto, auguriamo al consigliere di trovare soddisfazione da un'altra parte e vedremo poi quali saranno gli esiti. Sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Teramo. Sono stati eletti 6 consiglieri per la maggioranza e 6 per l'opposizione. Il centrosinistra esulta per il risultato ottenuto grazie al voto del comune di Teramo. Deluso invece il centrodestra. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Finisce in parità la sfida politica in provincia di Teramo, dove si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale. Eletti 6 consiglieri per il centrodestra con 2 liste e 19 candidati e 6 consiglieri per il centro-sinistra presente con un'unica lista di 12 candidati. Il centro-sinistra si dichiara molto soddisfatto del risultato. Resiste grazie al voto pesante del comune di Teramo ed elegge Mauro Scarpantonio, Martina Maranella, Graziano Ciapanna, Vincenzo Di Marco, Graziella Cordone e Marco Angelini.
Martina Maranella, consigliere comunale per il PD al Comune di Teramo, oggi consigliere provinciale, in pole position per capogruppo del centro-sinistra in provincia. Beh, insomma, un bel risultato. Beh, sì, un bellissimo risultato, anche perché sono fresca di candidatura politica, la mia prima esperienza alla provincia, però c'è una grandissima soddisfazione, non solo perché sono stati confermati e consolidati quindi i numeri della maggioranza per i tre candidati del comune, dei consiglieri del comune di Teramo, ma soprattutto perché c'è stata una risposta positiva un po' da tutto, su tutto il territorio provinciale. Centrosinistra dunque per l'Abruzzo intero riparte da Teramo? Sì, parrebbe di sì. E anche questa nuova elezione è stata un momento molto importante politico, perché veniamo da una sconfitta regionale non pesante, ma comunque che ha segnato il territorio, e le elezioni provinciali del presidente di qualche mese fa avevano determinato una vittoria del centrodestra, quindi comunque questa parità dei consiglieri ridà un po' di speranza e di, diciamo, ci fortifica in questo lavoro che sarà, speriamo, proficuo il più possibile, ce la metteremo tutta. Al contrario, il centrodestra sembra deluso del risultato, il pareggio con il centrosinistra gli sta stretto, si aspettava qualcosa di più dopo aver stravinto sulla costa. I sei consiglieri eletti sono Gennarino Di Lorenzo, Alessandro Recchiuti, Luca Frangioni, Beta Costantini, Lanfranco Cardinale e Domenico Pavone. Spero, insomma, di dare il mio contributo e di poter essere utile e rappresentare tutti e 47 i comuni. Sicuramente è un grande risultato. Devo ringraziare tutti i sindaci e consiglieri che mi hanno dato fiducia e devo ringraziare anche in particolar modo il mio sindaco Cristina Di Pietro, perché ha condiviso con me questa scelta e so che non sarà facile, perché le problematiche, lei parlava giustamente della viabilità che è uno dei problemi più annosi della provincia, quindi insomma ci sarà molto da lavorare, ma per quanto riguarda le deleghe, diciamo, aspettiamo ancora qualche giorno e vediamo cosa deciderà il presidente. Ed ora la cronaca. Nel prossimo servizio parliamo dell'agguato subito ieri sera dai tifosi del Pescara che si stavano recando a Lecce per assistere alla gara di Serie B tra Lecce e Pescara. Due tifosi feriti che sono stati dimessi questa mattina e guariranno in circa 10 giorni. Vediamo. Doveva essere una serata di festa al seguito della propria squadra del cuore, ma la trasferta di Lecce si è trasformata in un incubo per gli oltre 150 tifosi del Pescara che hanno subito un agguato ad una ventina di chilometri dal capoluogo salentino. Il bilancio alla fine è di due sostenitori feriti che questa mattina sono stati dimessi dall'ospedale dove erano stati portati ieri sera. Due uomini di 37 e 32 anni, entrambi guariranno in una decina di giorni. Secondo la ricostruzione fatta dalla questura di Lecce, l'assalto ai tifosi biancazzurri è stato compiuto intorno alle ore 20 sulla statale Brindisi Lecce, all'altezza dello svincolo per Taurisano. Poco prima un equipaggio della polizia stradale aveva agganciato la scorta tecnica composta dai poliziotti della questura di Pescara con al seguito la carovana dei tifosi pescaresi. Giunti a circa 20 km da Lecce, dalle siepi della carreggiata è uscito un gruppo di circa 50-70 tifosi leccesi travisati e incappucciati, muniti di torce e fumogeni, che ha invaso la strada subito dopo il passaggio della prima autovettura di scorta e mentre transitava il convoglio dei tifosi del Pescara. Secondo quanto riferito dalla questura di Lecce, i tifosi leccesi hanno lanciato un bengala sotto una delle auto pescaresi in transito che ha preso fuoco ed ha costretto il conducente a fermarsi. È stato così bloccato anche il pullman dei tifosi abruzzesi. Il bus è stato fatto oggetto di lancio di sassi e colpi di mazza che hanno provocato la rottura del parabrezza anteriore ed il vetro del lato conducente. L'immediato arrivo delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Circa i due tifosi feriti, il primo era stato ricoverato al Vito Fazzi con una ferita lacero contusa al cuoio capelluto causata probabilmente dallo scoppio di una bomba carta. Il secondo invece era stato ricoverato all'ospedale di San Pietro Vernotico con una ferita lacero contusa. È stato dimesso anche l'automobilista investito casualmente da un'auto in retromarcia. Era sceso dal suo veicolo per accertarsi di cosa stesse accadendo, ha riportato un trauma cranico commotivo, una ferita lacero contusa alla testa e una contusione al torace. Prognosi di 15 giorni. Sono in corso le indagini da parte della Digos per individuare gli autori dell'agguato, anche con l'ausilio di immagini di videosorveglianza e delle riprese fatte dal personale della polizia scientifica.
Per il momento tornano alla normalità le attività delle piscine e le naiadi, mentre da parte di Regione Abruzzo è passata in giunta la proroga d'urgenza della concessione al progetto Sport Gestione Impianti per le piscine e le naiadi di Pescara. Si tratta di una proroga di 3 mesi in attesa che il Tribunale fallimentare e il TAR si pronuncino, dando anche mandato agli uffici di relazione sullo stato dell'arte delle gare in corso. Il servizio. Si va lentamente verso la normalizzazione della situazione alle piscine e le naiadi di Pescara dopo i problemi dei giorni scorsi con un guasto alle caldaie che avevano bloccato le attività. Ieri sono ripartiti gli impianti ed oggi ci sono docce calde con la temperatura in risalita in tutte le vasche. Negli ultimi giorni sono stati fatti alcuni lavori straordinari sulla condotta dell'acqua, necessari, come spiega Vincenzo Serraiocco, perché ci sono perdite causate da tubi forati ed obsoleti. Ho lottato con le vecchie mentalità che gestivano le naiadi e con i rapporti tra le naiadi e la Regione Abruzzo. Dobbiamo tenere separati come sempre, tant'è che io il giorno in cui mi sono candidato mi sono immediatamente dimesso dalla società che gestisce l'impianto. Oggi apprendo con piacere che l'impianto è ripartito, ma ho sempre detto da anni che è un impianto vecchio, un impianto cui bisogna rimetterci mano dalla parte, dai tubi idraulici, se non da quelli anche elettrici, in cui sono stato sempre disponibile, sempre, dal governo di centrosinistra da 1 anno e mezzo, dove aveva dato anche la disponibilità lo stesso governo, vecchio governo, di poter rimettere e di ristrutturare l'intero impianto a nostre spese, purché ci sarebbe stata una proroga della gestione dell'impianto. Serraiocco si esprime anche sulla questione delle piscine Le Gemelle di Lanciano. Dopo l'incontro con il sindaco Mario Pupillo, la situazione sembra anche qui essere tornata alla normalità e si va verso un rilancio della struttura sportiva. Abbiamo deciso insieme di poter rilanciare questo impianto delle Gemelle a Lanciano e renderlo uno dei migliori dell'area chietina o vastese, così come si vuol dire, impianto sportivo. Da oggi, dalla settimana scorsa, c'è una piena collaborazione, sento quotidianamente l'assessore allo sport per delega del sindaco sulle attività che devono essere fatte all'interno dell'impianto. Pensiamo che abbiamo rilanciato anche le attività all'interno e che da settembre con la nuova stagione sia ancora più importante l'attività che si farà sociale e sportiva a Lanciano. Nuove 80 assunzioni in Sevel a tempo indeterminato, ma tramite le agenzie di somministrazione. Secondo le disposizioni del decreto Dignità, le RSA, Wilm, FIM e FISMIC criticano duramente la fabbrica del Ducato. Così si creano nuove precarietà, dicono. Vediamo. Dura presa di posizione delle RSA Wilm, FIM e FISMIC in Sevel, che ha assunto 80 dipendenti a tempo indeterminato, ma con le agenzie di somministrazione. E soltanto nuova precarietà, commentano i rappresentanti sindacali della fabbrica del Ducato e di Atessa. Appena a fine gennaio hanno assunto 140 lavoratori a tempo indeterminato direttamente in Sevel. Di colpo c'è stato questo cambio incomprensibile, perché il primo caso in Italia che FCA mette in atto nella trasformazione a tempo indeterminato con l'assunzione presso le agenzie di somministrazione, questi 80 lavoratori dovranno lavorare in Sevel a fianco dei 140 ultimi assunti, per cui si crea una disparità generale. Abbiamo 3 fasce di lavoratori: gli anziani, i lavoratori neoassunti dopo l'entrata in vigore del Job Act, ma parliamo di marzo 2015, e questi ultimi che sono il terzo fenomeno che entreranno a far parte della Casa Sevel. Un'aberrazione di merito, perché riteniamo che uno stabilimento come la Sevel, che consolida i volumi occupazionali, lo stabilimento dei record, lo stabilimento che ci sta annunciando di aumentare la turnistica, con l'annuncio che si produrranno anche veicoli commerciali della Opel, ci sembra strano che da punto in bianco si rompa questo schema tradizionale che vuole che in Sevel, a fronte di consolidamento produttivo, ci sia un'occupazione stabile, quella buona, dipendenti Sevel al 100%. Domani, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, preannunciata l'iniziativa Autism Friendly Abruzzo, che interesserà Pescara con adesivi da esporre fuori le attività commerciali e di servizio. Il servizio è curato per noi da Samuele Mucci. Pescara si conferma sensibile alle iniziative promosse dall'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
Domani, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, saranno distribuiti dei kit con adesivi da esporre fuori le attività commerciali e di servizio. Una presa di coscienza per molte attività che testimonieranno così l'impegno a supportare le azioni a favore delle persone affette da autismo. Sull'iniziativa abbiamo intervistato Alessandra Portinari, presidente regionale dell'associazione. Domani benissimo la giornata dell'autismo, il 2 aprile, ma noi abbiamo spalmato una serie di appuntamenti, iniziative a carattere regionale per tutta la settimana. Quindi inizieremo da oggi con la presentazione di un progetto che si chiama Autismo Friendly Abruzzo, che darà la possibilità ai nostri ragazzi, attraverso una rete formata da enti pubblici, privati, supermercati, cinema, di abbattere non solo le liste di attesa, ma proprio le cosiddette code, file che si formeranno. E i ragazzi, i bambini autistici non hanno la possibilità di avere i nostri tempi, e quindi questa sarà un'iniziativa per sensibilizzare sul tema dell'autismo, ma anche per favorire sia le persone autistiche che le loro famiglie. Altra iniziativa è quella di domani a Vasto, con il lancio, cosiddetto, il consueto lancio dei palloncini blu che faremo al Cireneo di Vasto, e venerdì faremo un corso di formazione per insegnanti tutta la giornata a Lanciano con il dottor De Caris, che è un importante esperto in italiano di autismo, psicoterapeuta e psicologo, e parlerà proprio sui comportamenti, dei comportamenti problemi nella scuola, così come dell'inclusione. Ultimo appuntamento di questa settimana è il concerto del 6 aprile, un concerto molto importante a cui teniamo molto. Ci sarà Alessandro Quarta, che è un violinista di fama internazionale, ha partecipato a Sanremo con Il Volo, è stato protagonista anche della trasmissione di Roberto Bolle su Rai 1, si esibirà con l'Orchestra Femminile del Mediterraneo al Teatro Massimo di Pescara, e ricavato andrà a favore dell'ANCS Abruzzo, che è l'associazione genitori soggetti autistici. Ed ora apriamo la pagina dello sport, piuttosto corposa come tutti i lunedì. Iniziamo con la Serie B, serataccia per il Pescara, non solo per gli incidenti tra le due tifoserie, ne abbiamo parlato proprio nella pagina della cronaca nel corso del nostro notiziario. I biancazzurri escono battuti e ridimensionati dallo scontro diretto del Via del Mare. Il Lecce archivia la pratica nel primo tempo con i gol di Lamantia e Mancosu, e poi non infierisce su un Delfino che chiude in 10 per l'espulsione di Marra. Ora il Pescara dovrà cercare di proteggere il piazzamento playoff a partire dalla gara contro il Palermo di dopodomani. Il servizio di Paolo Renzetti. Una serata nera con i tafferugli di Squinzano, dove i tifosi del Pescara prima della gara di Via del Mare erano entrati in contatto con i tifosi del Lecce, e poi in campo allo stadio Salentino, dove il Delfino ha subito l'ennesima sconfitta esterna negli scontri diretti della stagione. A questo punto sarebbe il caso di essere realisti e guardarsi alle spalle per cercare almeno di blindare un posto playoff. E mercoledì ci sarà il Palermo allo stadio Adriatico. Il Delfino non potrà davvero sbagliare, ma dovrà fare a meno di Marras, che verrà squalificato. Pilon schiera la sua squadra con il 4-3-1-2, Campagnaro gioca dal primo minuto in difesa, dove ci sono le novità di Ciofani, e soprattutto sulla sinistra dipinto all'esordio assoluto in biancazzurro. A centrocampo torna dopo un mese Brugman con Memusciai e Bruno, mentre in attacco con il rientrante Mancuso c'è Marras. Lecce Liverani conferma in toto la squadra vittoriosa per 7-0 con l'Ascoli. Dei quattro ex biancazzurri in campo ci sono Venuti e Falco. L'avvio del match diretto da Ross di Pordenone vede la partenza lanciata dei pugliesi. Al quarto minuto tocco, forse con la mano, in area di rigore biancazzurra di Crecco, con il fischietto di Pordenone, che probabilmente coperto non vede l'irregolarità e lascia proseguire fra le proteste della formazione di casa. La squadra di Liverani preme al 14°, trova così il vantaggio. Il Pescara pasticcia ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il colpo di testa di Venuti, lasciato tutto solo e con la palla che quasi involontariamente finisce Lamantia, che davanti a Fiorillo non sbaglia per il gol del vantaggio. Subito in salita la gara degli abruzzesi con un approccio di partita davvero troppo tenero. Al 29° Brugman ci prova su punizione, ma la palla finisce di poco al lato. Passano così minuti con il Lecce che mantiene il controllo della gara e che trova il raddoppio al 37° con Mancosu, che dopo una respinta corta della difesa biancazzurra di destro fa il 2-0. Si fa ancora più difficile per il Pescara la partita, un Pescara timido e impacciato, ma che non vuole alzare bandiera bianca. Ghiotto opportunità poi al 44° che cambia
capita sulla testa di Scognamiglio, che da ottima posizione trova però la parata di Vigorito. Nella ripresa nel Pescara c'è Bellini per Bruno, ma il Lecce a sfiorare al decimo il Tris con Petriccione, che trova la respinta di Fiorillo. Per i biancazzurri tanto gioco, tanto possesso palla, ma nessuna vera conclusione verso la porta del portiere leccese, con il finale di partita ancora più amaro, visto che al 35esimo arriva il rosso diretto per Marras per un fallo su Petriccione. Al peggio, come dire, non c'è mai fine, visto che poi al 42esimo Mancosu e al 43esimo Palombi si divorano il gol del 3-0. Il Pescara rischia la goleada ed esce dallo stadio di Via del Mare con una sconfitta che deve far riflettere. Ed ora la Serie C, una brutta partita ma un punto pesante portato a casa. Il Teramo impatta 0-0 a Meda contro il Renate, 90 minuti senza emozioni ma che avvicinano la squadra di Maurizi al traguardo della salvezza. Il servizio di Ania Cantagalli. Il Teramo dà continuità al successo in trasferta contro la Giana Erminio. A Meda contro il Renate finisce 0-0 ed è un punto prezioso in ottica salvezza per i biancorossi, che salgono così a quota 38 punti. Il Teramo è ancora in versione 3-5-1-1, con Proietti che stringe i denti dopo la leggera distorsione al ginocchio destro e scende in campo in cabina di regia. Sparacello è preferito ad Infantino, che tornerà però in campo dopo il forfè di Gorgonzola nel corso della ripresa. Il primo tempo è da sbadigli, le due squadre stanno più attente a non farsi male che ad affondare. Il Renate dovrebbe fare qualcosa in più, considerata la classifica peggiore rispetto al Teramo, ma solo Rossetti nel finale impegna Pacini. La ripresa offre qualcosa in più ai presenti. Al 18esimo il Teramo sale su azione manovrata. Sparacello lascia Proietti, che da buona posizione però non trova lo specchio della porta. Un minuto più tardi è Caidi ad andare vicino al gol, con Cincilla che però si fa trovare pronto. Il Renate risponde prima della mezz'ora, prima con una conclusione dalla distanza di Venitucci che Pacini alza in angolo. Poi Pavan gira il successivo calcio d'angolo verso la porta, ma l'estremo biancorosso non si fa sorprendere. Maurizi prova a cambiare qualcosa mandando in campo Persia, Giorgi e Armeno al posto di Spinozzi, Spighi e De Grazia. Nel finale il Renate prova a premere di più rispetto ai biancorossi, ma di occasioni concrete non ce ne saranno. È invece molto concreto il punto che il Teramo si porta a casa per dare continuità alla propria risalita in classifica. Domenica prossima, dopo due trasferte consecutive, si tornerà a giocare al Bonolis. Non ci sarà De Grazia, che era diffidato e a Meda ammonito. Lasciamo la Serie C e ora approdiamo alla Serie D e iniziamo con l'unico derby di giornata, con un folgorante avvio di secondo tempo. La Vastese fa sua la partita contro il Notaresco. Le reti di Geni Russo e Stivaletta fanno pendere la bilancia per gli aragonesi. Funziona la cura di Papagni, Vastese concreta e spietata. Per il Notaresco un'altra battuta d'arresto che tuttavia non pregiudica la rincorsa ai playoff. Il servizio di Jacopo Forcella. Non sarà bella da vedere, ma la Vastese del nuovo corso Papagni è tremendamente cinica, non subisce gol, sa soffrire e quando può colpisce. E stavolta a farne le spese il Notaresco, che cade all'Aragona grazie ad un inizio di ripresa super che consente ai biancorossi di incamerare altre tre lunghezze che profumano davvero di salvezza. Consueto schieramento per Cudini, che ritrova Minella al centro dell'attacco, con Candellori che torna a fare la mezzala e Moretti e Laringe ai lati del bomber sudamericano. Schieramento prudente invece per i parroni di casa, ancora senza Leonetti squalificato e con Giampaolo la cui stagione è terminata. 3-5-1-1 per Papagni, con Sbardella, Del Duca e Iarocci dietro e Stivaletta alle spalle dell'unica punta Sciba. La prima emozione di una frazione che praticamente non ne regala arriva al 12esimo corner di Candellori. La difesa aragonese ribatte corto, ma bontà di prima intenzione, colpisce in maniera sporca permettendo a Patania di controllare un tiro centrale. Al 20esimo prova la risposta alla Vastese, percussione centrale di Sciba stoppato dalla retroguardia Notareschina e la battuta di Palestini non crea problemi a Monti. La Vastese prova a non prenderle e lo schieramento in campo impedisce grandi occasioni. Si va per tentativi molto sporadici, come quello di Stivaletta al 36esimo, davvero velleitario. Sarebbe potenzialmente pericolosa invece la sua ripartenza al 45esimo, ma il centrocampista sbaglia totalmente il servizio per Sciba. L'inizio di ripresa però regala subito il vantaggio di casa. Azione insistita degli aragonesi, Di Giacomo rimette al centro un pallone che sembra innocuo, ma prende in contropiede
contropiede l'intera retroguardia del notaresco che non chiude su Jenny Russo. Colpo di testa e Monti è battuto dopo 475 minuti. Altro gol di un difensore della Vastese dopo quello di 7 giorni fa di De Meio. La reazione ospite sarebbe già in cantiere, ma si scontra con il gol capolavoro al 55esimo di Cristian Stivaletta. Sassata dalla distanza, pallone che bacia il palo e si insacca per il 2-0. Gol stupendo per Stivaletta che esulta sotto la Davalos. Al 60esimo si rivede il notaresco dopo minuti di sofferenza. Bontà prova da posizione defilata a battere Patania, ma la sfera finisce al lato senza deviazione. Ma sembra una Vastese trasformata quella che interpreta un secondo tempo a ritmi più elevati. Papagni ricama un applauditissimo Stivaletta per Cicerello. Cudini toglie Marcelli per Blando, ma Minella al 73esimo sfiora il gol che riaprirebbe il match con una punizione bellissima del centravanti che sfiora l'incrocio dei pali. La Vastese dall'altra parte vicino al Tris al 77esimo, piazzato di Capellupo ma alla testa di Sciba, manca un filo di precisione. Doppio miracolo di Patania a 5 dal termine, l'estremo difensore di casa prima rimedia sul compagno del Duca e poi rintuzza anche il rimpallo successivo a ridosso della sua porta. Non succede più nulla, la Vastese vince per 2-0 in camera, 3 punti d'oro nella rincorsa alla salvezza e seppur si tratti dell'obiettivo minimo stagionale, essere ad un passo dal centrarlo è davvero una grande impresa. Il Pineto non riesce a dare seguito all'impresa di Cesena, si fa imporre il pari casalingo dal Montegiorgio per 0-0. Protagonisti due portieri che nel secondo tempo hanno parato entrambi un calcio di rigore. Il servizio di Roberta Di Sante. Festival del rigore mancato al Mariani Pavone tra Pineto e Montegiorgio termina 0-0, ma con un errore dal dischetto per parte che pesa sul risultato finale. Leggero turnover per mister Amaulo rispetto all'11 che ha battuto il Cesena. Il tecnico di Porto San Giorgio sceglie Sciba tra i pali, ritrova nel 4-2-3-1 Pepe in difesa, ma perde Orlando sostituito da Mazzei, mentre in avanti il riferimento centrale è Cruz con Tomassini in posizione defilata. Risponde Paci con un 4-3-3 che annovera Ghiani esterno basso a sinistra, Omiccioli a dettare i tempi a centrocampo, mentre il tridente è composto dall'ex Mariani, Marchionni e Calamita schierato nell'insolita posizione di esterno alto. Il Pineto approccia bene la partita al 7esimo, bello scambio Esposito Tomassini Marianeschi che porta il centrocampista alla conclusione, poco potente però può bloccare a terra Menegatti. Al 16esimo i biancazzurri conquistano un buon calcio di punizione, ma Tomassini spedisce oltre la traversa. Al 27esimo infortunio muscolare per Pronsmens, al suo posto Albanesi. Il Montegiorgio chiuso nella propria metà campo si limita a difendersi, con il Pineto che cerca di imporre il proprio gioco senza però riuscire a trovare il bersaglio grosso. Amaulo cambia modulo col centrocampo a rombo e le due punte più vicine. Il gioco sembra più fluido. Al 28esimo è ancora Marianeschi ad andare vicino al vantaggio quando, servito da Esposito sulla destra, rientra bene ma strozza il tiro che termina al lato. In avvio di ripresa al 6esimo, l'episodio che potrebbe cambiare gli equilibri del match. L'arbitro Fantozzi di Civitavecchia sanziona con la massima punizione l'intervento in area di Biasiol su Mazzei. Dal dischetto Tomassini non si ripete, la conclusione è centrale e Menegatti può deviare in corner. La gara non decolla, ma ci sono più spazi rispetto alla prima frazione. Amaulo decide di cambiare ancora, fuori Camplone, Pietrantonio e Tomassini, dentro Marini, Ciarcelluti e Fratangelo per avere maggiore movimento sulle fasce. E al 26esimo arrivano i primi frutti, prima Marianeschi, poi Fratangelo vanno alla conclusione, si salva in corner la difesa. Passano due minuti e Ciarcelluti serve centralmente Cruz che fa da sponda per l'inserimento ancora dell'ex Teramo che però calcia sull'esterno della rete. Break del Montegiorgio al 29esimo con la gran botta dalla distanza di Pellizzi deviata da Sciba. Sugli sviluppi del corner la sfera spizzata da Terranzio attraversa pericolosamente tutta l'area. Ora le squadre sono lunghissime ed entrambe le compagini possono sfruttare le ripartenze per far male e proprio una di queste al 33esimo potrebbe essere fatale al Pineto quando Marini commette fallo in area su Albanesi. Calcio di rigore questa volta per il Montegiorgio. Marchionni dal dischetto angola, ma Sciba compie il miracolo tornando il pararigori d'inizio stagione e salvando letteralmente il risultato.
L'ultimo sussulto del match, il diagonale velenosissimo di Cruz che fa la barba al palo. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce uno 0-0 non soddisfacente, ma che permette al Pineto, in virtù della vittoria della Vastese sul Notaresco, di conservare la quarta piazza. Buon punto per il Monte Giorgio, che riceverà domenica prossima la visita del Cesena. Sempre Serie D, gara rocambolesca al Villa San Filippo. Francavilla rimontato e battuto dalla San Giustese per 3-2. Per due volte in vantaggio la squadra di Rachini, alla distanza, ha pagato l'inferiorità numerica causata dalla contestata espulsione del portiere Spacca a metà del primo tempo. Il servizio di Stefano Recanati. Sfida per un posto nei playoff, quella andata in scena al comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto tra San Giustese e Francavilla. La squadra locale guidata da Sini Gagliesi ha bisogno di una vittoria per non perdere quasi definitivamente il treno per gli spareggi e si schiera con il consueto 4-2-3-1 con Argento al posto dello squalificato Sciba, Pezzotti, Cerone e Tizi a sostegno dell'unica punta che dira. Il Francavilla arriva nelle Marche con problemi nel reparto arretrato visto l'assenza di Bosco e Cafiero, con Rachini che schiera al loro posto allora Gallo e Nazzari subito negli 11 di partenza. A centrocampo recuperato bene con Bedino e Milizia, in avanti tanta fantasia con Palumbo, Banegas e Dos Santos. La prima occasione del match arriva al sesto minuto ed è di marca abruzzese con Banegas che scambia con Palumbo, ma la conclusione del fantasista giallo-rosso è debole per impensierire Chiodini. Tre minuti più tardi la squadra di Rachini protesta per un fallo di mano di Sant'Agata, ma non è dello stesso avviso Cardella di Torre del Greco, ma al 26esimo si sblocca la gara in favore degli abruzzesi. Banegas trova Palumbo al limite dell'area di rigore, il fantasista napoletano calcia di precisione e trova la angolino con l'estremo Chiodini immobile, ma un minuto più tardi la San Giustese ha l'occasione di pareggiare subito l'incontro. Cerone serve un pallone d'oro a che dire che praticamente solo davanti a Spacca sbaglia il più facile dei gol. Il Villa sembra poter gestire questo primo tempo, ma al 32esimo arriva il gol del pareggio e bravo Camillucci a trovare che dire che in area di rigore viene atterrato da Spacca, con l'arbitro Cardella di Torre del Greco che assegna il rigore e spella il numero 1 giallorosso, espulsione che fa infuriare e non di poco i giocatori di Rachini. In porta va Natale a fargli posto l'autore del gol Palumbo. Sul dischetto si presenta Cerone che spiazza Natale. La partita prende un'altra piega con la San Giustese galvanizzata dall'uomo in più e al 34esimo che dirà ancora l'occasione di mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori, ma è bravo Natale a opporsi all'attaccante marchigiano. Nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo il Villa rimette la testa avanti. Banegas in azione solitaria entra in area di rigore e viene atterrato da Argento, con il direttore di gara che assegna il secondo rigore di giornata dagli 11 metri. Realizza lo stesso fantasista argentino. La ripresa parte con la San Giustese che manda in campo Buacà per Tizi, ma al sesto minuto che dirà si divora il gol del pareggio. Bravo Cerone a mettere il giovane rosso-blu a tu per tu con Natale che compie un vero e proprio miracolo, ma i marchigiani premono e al nono arriva il pareggio. Uscita un po' avventata del portiere Natale con il pallone che arriva sui piedi di Pezzotti che in diagonale ristabilisce la parità. Al 17esimo ancora occasione per il rosso-blu con Argento che da due passi sbaglia il tapin con la palla che finisce alta sulla traversa. Al 25esimo primi cambi per il Villa con Buppe e Boloca che prendono il posto di Samuel Di Renzo e Bedin. Ma al 36esimo arriva il sorpasso rosso-blu, cross di Cerone che pesca in aria Scognamiglio che di testa trafigge Natale per il gol del 3-2. Il Villa in difficoltà per l'uomo in meno, al 35esimo ha l'occasione di pareggiare con Fabrizi, ma il suo tocco sotto porta è debole centrale per la parata facile di Chiodini. 5 minuti assegnati dal direttore di gara, dove il Villa prova a raggiungere il pareggio, ma la poca lucidità non porta risultati positivi. Con questa vittoria la San Giustese raggiunge a 51 punti proprio il Francavilla e domenica il Vallanzuca, altro match d'alta quota contro la Recanatese. È tutto per questa edizione del TG6, vi ricordo questa sera l'appuntamento alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi. Si parlerà della sconfitta del Pescara a Lecce, ma anche degli incidenti avvenuti prima della partita tra le due tifoserie. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.